gli intoccabili di RFT. Un momento esclusivo per non umani coccolosi. Ritorna per gli intoccabili di RFT al nostro telefono la dottoressa Silvia Cattani. Ciao Silvia. Ciao caro. Tutto ciao bene? Da un po' che non ci sentiamo. Tutto bene, si avvicina il Natale. Si avvicina la stagione fredda e quindi anche l'ambiente nel quale i nostri amici a quattro zampe si muovono cambia. Oggi, siccome vogliamo parlare di piante che sono potenzialmente tossiche, forse potrebbe essere il momento buono per farlo, visto che buona parte di queste stanno sparendo dalla circolazione, giusto? Giusto, giusto. Tra l'altro buona parte delle piante tossiche sono strettamente collegate al Natale, come la sera di Natale o il rischio. Ah, ecco. Allora, ci sono dei rischi per i nostri animali che rosicchiano, mangiano piante, soprattutto quando li portiamo a spasso, mi riferisco in maniera particolare al cane. Allora, fai conto che tutte le piante possono avere degli effetti tossici, perché noi non sappiamo né se sono state innaffiate con degli anticritogramici, quindi dei veleni per insetti, o che in ogni caso le piante spesso hanno al loro interno delle linfe che sono velenose. Quindi bisogna comunque stare attenti a evitare che il cane sgranocchi qualcosa che non conosciamo. Okay. Fai conto che sono molto attratti, perché per tantissimi motivi, perché spesso sono colorate, spesso giocano, non è che vogliono masticarli, cioè vogliono mordicchiare, non è che vogliono ingerirli, però alla fine ci stanno giocando, quindi vengono lo stesso a contatto con la linfa che c'è all'interno, e a volte anche soltanto per giocare le mandano giù. Ok, quindi facciamoli, circondiamoli di piante di plastica. Sì, anche la plastica non è che ha funzionato bene, in verità, però va bene, okay. Ma a quali dobbiamo fare prestare particolare attenzione? Allora, intanto bisogna rendersi conto soprattutto che gli avvelenamenti sono nella maggior parte dei casi dose dipendente, quindi dipende se ha dato appena appena una toccata col naso oppure se proprio se ne è masticato un ramo. E poi ovviamente la cosa è legata anche alle dimensioni del nostro cane. Se hai un chihuahua è evidente che è più pericoloso che non sei un San Bernardo. Ok, se si è mangiato per esempio un cactus intero, il chihuahua con tanto di spine non va bene. E beh, complimenti al chihuahua se è riuscito a mangiarsi un cactus effettivamente. No, allora guarda, soprattutto in questo periodo le piante che si trovano, tipo ad esempio dicevamo prima la stella di Natale, è estremamente attraente per i cani, perché è rossa, forte, colorata, con questi foglioni, solo che è ricca di una sostanza che è un triterpene e che è estremamente tossico e irritante, quindi sia il fusto che le foglie sono tutti molto molto, diciamo, reattivi, e se il cane li mangia possono provocare vomito, diarrea anche molto grave, fino addirittura a portare a svenimenti. Caspita. Altre piante alle quali fare attenzione? Beh, sempre in questo periodo il vischio, perché soprattutto le bacche possono dare disturbi del sistema nervoso fino anche ad arresto cardiaco, cioè sono cose abbastanza importanti. Però ci sono anche piante che non sono collegate al Natale, essere tossiche, tipo l'azalea, l'oleandro è tossico tutto, il tronco, le foglie, da arresto cardiaco proprio, è molto pericoloso. Infatti si diceva che fare un tè con l'oleandro è il modo migliore per uccidere qualcuno, perché è proprio velocissimo e estremamente aggressivo, quindi tenete lontani i vostri cani dalla pianta di oleandro, che ha dei fiori molto colorati. Ok, quindi queste sono già delle belle dritte, delle belle indicazioni: stella di Natale, vischio e oleandro in tutte le stagioni. Ma ti faccio un'ultima domanda, perché il tempo purtroppo a disposizione è quello che è. Bastoncino raccolto da terra per far giocare Fido, preso e lanciato. Allora, normalmente la parte tossica delle piante è il lattice, la resina che esce quando viene staccato il ramo oppure quando viene tolta la corteccia, quindi in genere la tossicità è maggiore quando le piante sono fresche, quindi quando poi è essiccata difficilmente riesce ad avvelenare. In ogni caso, se vedete che i bastoncini sono di fianco a una bella pianta di oleandro o mughetto o glicine o edera, magari lasciateli lì, ecco, tutte piante tossiche. Ce n'hai già aggiunta qualcun'altra, quindi, di importante, da tenere assolutamente a mente. E ovviamente se l'animale lo vediamo che non sta tanto bene, di corsa dal veterinario e ricordarsi che ha probabilmente ingerito qualcuna di queste sostanze. Non è da tralasciare.
come informazione. No, anzi, se per caso siete certi, vi siete accorti che ne ha mangiato una di queste sostanze, prendete un campione della foglia o del fiore, perché il veterinario potrà essere molto più efficace se sa che cosa ha mandato giù, perché tanti sintomi sono specifici, quindi vomito, diarrea, altri sono specifici, ma tipo ad esempio problemi cardiaci eccetera, ma quelli specifici il veterinario non ha la sfera di cristallo, per cui se gli sapete dare delle indicazioni in più riesce a essere più efficace e più velocemente. Ok, benissimo, grazie Silvia Cattani, diamoci tanti bacini sotto il vischio, ma evitiamo di farlo sgranocchiare dai nostri amici a quattro zampe. Alla certamente. Prossima con gli intoccabili, ciao Silvia, ciao, auguri. Ciao a tutti, grazie. Gli intoccabili di RFT, un momento esclusivo per non umani coccolosi.